Se un uomo non riesce a controllare i suoi istinti, la colpa ricade sulla donna che deve averlo provocato. Nel 2012 c'è ancora chi la pensa così. La Corte Suprema dell'Iowa negli Stati Uniti ha avallato la decisione di un dentista che ha licenziato la sua assistente perché la considerava irresistibile. I'm devastated. Sono distrutta. I really am. There's not an appeal. Non posso fare altri ricorsi. Lo Stato era l'ultima opzione. Is as far as we can go. La Corte, formata da 7 uomini, ha stabilito che la decisione non costituiva una discriminazione per ragione di genere, una sentenza rischiosa, secondo l'avvocato del lavoro Glenn Savitz. Forse adesso nell'Iowa le donne dovranno cominciare ad andare a lavorare col burka per paura che il capo le trovi attraenti e le licenzi. La moglie del dentista aveva scoperto alcuni suoi SMS scottanti e aveva preteso il licenziamento dell'assistente che ha sempre sostenuto di aver rifiutato le avances.